Bambini, buonasera. Stavo guardando questo coso che sembra un libro, ma in realtà sapete cos'è? È uno specchio. Cioè, questo non è uno specchio normale, è uno di quelli che si apre. E non solo. Si illumina anche, guardate là che roba. È lo specchio della giraffa Faffa. Dovete sapere che c'è questa giraffa che viene dall'Africa. Eccola, ve la presento. Che si chiama giraffa Faffa. Infatti andiamo a raccontare la storia della giraffa vanitosa. Era una giraffa talmente vanitosa che guarda proprio... Non ve lo... Allora, innanzitutto, la vedete quanta luce che fa questo specchio? Allora, lo spegniamo un attimino, lo lasciamo qui per la giraffa e intanto, siccome siamo pronti per il nostro viaggio, prima di andare in Africa, vediamo cosa abbiamo messo nella valigia. Così vediamo subito come affrontare il viaggio. Allora, ecco qui, nella valigia. Siamo sempre in camper, siamo nel camper, quindi stiamo per partire. Abbiamo, è molto interessante, abbiamo lo specchio, naturalmente, uno smalto, mi pareva strano, sai, la giraffa vanitosa, un lucidalabbra, poi abbiamo un dattero. Vediamo a cosa servirà. E poi guarda com'è bella. Che cosa sarà questo? Una spazzola. Secondo me è tutta roba della giraffa Faffa questa. Quanto è vanitosa. Però andiamo avanti e andiamo a raccontare la nostra storia. C'era una volta nella savana in Africa la giraffa Faffa. Che era una giraffa molto 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 vanitosa, per l'amor di Dio, era molto bella, lei però si sentiva bellissima, si sentiva con il collo lunghissimo, si sentiva altissima e coloratissima e andava sempre in giro in modo molto molto vanitoso. Un giorno è successo che mentre passeggiava incontrò il primo personaggio, Tino il serpentino. Ora dovete sapere che la giraffa Faffa in realtà era sempre molto vanitosa, però purtroppo era sempre da sola perché nessuno riusciva a fare amicizia con lei. E perché? Perché lei era estremamente altezzosa e estremamente, diciamo, anche solitaria. E niente, lei passeggiava e non faceva mai favori a nessuno. Arrivò Tino il serpentino. Buongiorno, giraffa. Oh, buongiorno, Tino il serpentino. Senti, mi faresti un favore? Ho bisogno di salire le scale, ma sai, io sono molto basso e non riesco. E secondo te io sono qui a passeggiare per fare favori a te? Assolutamente no. Si girò e andò via. Tino il serpentino se ne andò. E lei cosa fece? Si mise a passeggiare e aprì il suo specchio. Passeggiata e mentre passeggiava arrivò il secondo personaggio della savana. Arrivò Dante l'elefante. Oh, ma buongiorno, giraffa Faffa. Ciao, Dante elefante. Oh mio Dio, ma che brutta proboscide che hai. Sarà anche bella lunga, ma il mio collo è molto più lungo e anche la mia coda. E se ne andarono e la giraffa Faffa, camminando, tirò fuori la sua coda, tirò fuori la sua spazzola. Il terzo personaggio era Otto Zebrotto. Ah, oh, buongiorno.
Ma cosa c'è tanto da ridere? Hai dimenticato di cambiarti? Sei ancora in pigiama? Insomma, era molto molto antipatica. Otto naturalmente andò via e la lasciò sola. Proprio non riusciva a farsi amici questa giraffa. E allora lei di nuovo iniziò con la sua passeggiata e a questo giro tirò fuori il suo lucida labbra. E continuò la sua passeggiata. Passeggiava, passeggiava, passeggiava e incontrò Lino il leoncino. Oh, ma buongiorno, giraffa Faffa! Oh mio Dio, ma che brutto colore! Ma vuoi mettere il tuo colore con il mio arancione? Guarda come sono bella, guarda come sono alta e guarda come sono arancione! E anche il leoncino se ne andò. E lei tirò fuori dalla tasca il suo smalto e iniziò. E allora poi sapete cosa successe? Arrivò Ambretta la scimmietta e disse: ma sapete cosa? Io voglio proprio dargli una bella lezione a Faffa la giraffa. Non è giusto che si comporta così. E allora andò da Faffa la giraffa. Buongiorno, ma come sei alta, Faffa! Oh, ma come sei bella, Faffa! Ma come sei tutta colorata e tutta sistemata! Grazie, Ambretta la scimmietta! E camminarono, camminarono, camminarono e si trovarono davanti ad un bel albero grandissimo, tutto pieno di datteri. E Faffa la giraffa era proprio ghiotta di datteri e allora allungò il collo più che poté per cercare di prendere questi datteri, ma proprio non riusciva. Oddio, non riesco a prendere questi datteri! E fu allora che Ambretta la scimmietta disse: hai per caso bisogno di una mano? No! Secondo me hai bisogno di una mano. No, 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 ce la faccio da sola! Ma in realtà non ce la faceva da sola. Allora facciamo una cosa. Io aiuto te e tu aiuti me. Io salgo sul tuo groppone e aiuto te a prendere i datteri da te tanto amati. Ok, ci sto. E fecero proprio così. Ambretta la scimmietta salì, salì, salì e salì fino al capo. Però riuscì a prendere i datteri. E li presero e li misero tutti in un grandissimo barattolo. E da allora Faffa la giraffa imparò la lezione. Oh, Ambretta la scimmietta mi ha fatto capire una cosa importantissima. Io ho bisogno di tutti gli altri per andare avanti. Non posso fare tutto da sola. Anzi, fare le cose insieme è più bello. Quello che da sola non posso fare, in compagnia ci posso arrivare. E fu così che finì la storia di Faffa la giraffa. E sapete cosa ha fatto quella sera? Ha raccolto tutti i datteri, li ha messi tutti insieme e invitò tutti quanti ad una bella festa. Tutta la savana a casa mia a mangiare i datteri tutti insieme! E fece proprio così. Ora, se volete fare un'attività riguardo alla giraffa vanitosa, potete creare dei semplici animaletti della savana in maniera proprio, io l'ho creati proprio in maniera semplice semplice, anche i disegni li ho fatti tutti, poi vi lascio la foto a fine video così potete copiare i disegni. L'importante è che per la maggior parte partite da un cerchio. Qui per esempio l'elefante, io sono partita da un cerchio, gli ho fatto gli occhietti, gli ho lasciato l'apertura per la proboscide e poi gli ho fatto le orecchie. Anche tutti gli altri animali li ho fatti in maniera proprio semplice semplice e poi li ho semplicemente incollati su un cartoncino. Il cartoncino è fatto, l'ho fatto così dietro in modo che può stare appunto sul tavolo e ho cambiato semplicemente il colore. Il leoncino l'ho fatto di questo beige, la scimmietta l'ho fatta
marrone, la zebra l'ho fatta bianca e nera. L'unica che ho fatto diverso sono Tino il serpentino, perché l'ho fatto rotondo in modo che si potesse intendere il fatto che striscia, e la giraffa ho fatto un cono lungo per riprendere l'idea del collo lungo. Potete fare questa attività se vi piace, semplicemente con del cartoncino colorato o come volete voi crearvi tutti gli animali. E io adesso sapete cosa faccio? Vado alla festa pure io perché mi hanno invitata. Sì, vedrò tutti gli animali ballare, ma prima mangio proprio un bel dattero. E noi ci vediamo alla prossima storia. Io vado alla festa, ciao ciao!